Sì, il titolo è Cambia menti, staccato, il giorno appunto il 14 febbraio alle 21 qui al Teatro San Lazzaro. Cosa andrà in scena? Che tipo di spettacolo sarà? Cambiamenti nasce da un'esigenza personale, dall'esigenza di provare ad affrontare i cambiamenti in maniera diversa. Io sono una ostica ai cambiamenti, vado in crisi completamente. Per quanto io non sia una persona abitudinaria, eccessivamente abitudinaria, ok? I cambiamenti, ho capito, con gli anni mi mettono in crisi, non li accetto, li combatto. Allora, cambiamenti nasce da questo, riuscire a vivere il cambiamento in maniera diversa. E allora che cosa ho fatto? Innanzitutto ho analizzato la parola cambiamenti. Non a caso è formata da queste due parole, cioè cambiare la mente forse ci aiuta ad affrontarli in maniera diversa. Cambiamento significa anche raggirare, no? Trovare una soluzione a un ostacolo. Allora mi sono detta, vuol dire che l'ostacolo esiste? Non sono pazza io che non voglio il cambiamento. Un ostacolo esiste, quindi va affrontato nella maniera giusta, o meglio, va raggirato. Quale maniera migliore se non l'ironia e l'autoironia? Quindi io spero di accompagnare lo spettatore in questo percorso attraverso la risata e quindi aiutarlo nel momento in cui si trova davanti a quel cambiamento a sorridere di se stesso. Io coinvolgo anche un po' il pubblico e quindi chiedo al pubblico una cosa, non voglio svelare, e quindi è un po' interattivo, sì, esatto, e ci conosciamo a vicenda, no? Quali sono stati i miei cambiamenti in questi 40 anni, primi 40 anni, e quali sono stati forse i cambiamenti del pubblico. Senza fare spoiler, posso dirvi che in realtà non sarà un solo personaggio. Sfileranno diversi personaggi sul palcoscenico che, raccontando i cambiamenti che affrontiamo nella nostra vita, vi mostreranno anche come dire, delle debolezze che abbiamo. Ovviamente molto al femminile questo spettacolo. Infatti io dico, le donne in questo spettacolo si ritroveranno e rideranno di sé. Gli uomini forse capiranno delle psicosi che noi donne abbiamo e anche loro rideranno. Io devo ringraziare il Teatro San Lazzaro e la Sansone che mi ha dato questa grande possibilità di potermi raccontare. E quindi è un esperimento, è la prima volta che sto da sola sul palco e quindi insieme abbiamo deciso che sia un esperimento, sia un'estemporanea. Vediamo che succede e poi che le porte si aprano oppure no, vedremo. Quanto tempo è passato dal tuo ultimo spettacolo proprio a teatro? Allora, diciamo che io mi sono fermata con il lockdown, sì. Noi abbiamo chiuso al Teatro Augusteo appena prima della chiusura, quindi c'era questo grande desiderio, questa grande esigenza, come ho detto, di sentire di nuovo addosso il fiato, no? Il battito del pubblico. Mi mancava così tanto che ho deciso di lanciarmi in questa la prima esperienza da sola sul palcoscenico e di raccontarmi. Teatro è un'esigenza, è necessario. A volte io dico, ho detto già altre volte, è come avere fame e non riuscire a sfamarsi, no? E quindi è un'esigenza dell'attore. Sul palcoscenico, come sul set, con le dovute differenze, si compie una magia. Io dico, si accende una luce nell'attore. Tu vivi la tua vita normalmente, sei una persona completa, normale, ok? Quando poi fai questo lavoro e riesci a farlo, sali su un palcoscenico, ti senti brillare, si accende una luce dentro e succede qualcosa. La magia.